Buongiorno a tutti, rinnovo i miei complimenti al direttore per questa bellissima rivista, perché oltre ad avere parchi esploranti in porto e attività, anche in mare, anche ho visto un articolo di biologia marina. Perché se Trieste non fosse sul mare, tutto questo splendore non sarebbe possibile. E quindi proprio il mare che dobbiamo appunto dare il nostro ringraziamento e anche la nostra attenzione per una sua tutela. Io non sono di Trieste, vivo qua da 8 anni, vengo da Modena, che è una città che, come sapete, non è assolutamente sul mare. Ma il mio interesse verso il mare nacque proprio quando ero piccola, che ogni estate i miei genitori mi portavano a Riviera Romagnola. E da lì, è iniziato proprio questo amore verso questo orizzonte piatto e che si muove con le onde, la spiaggia, il rumore. E facendo l'università i miei professori mi hanno sempre insegnato ad avere proprio tutela nei confronti del mare, perché poi tutto quello che noi facciamo nei confronti del mare ci ritorna, in un modo o nell'altro, anche a distanza di anni. È proprio qua che, a Trieste, che attraverso enti locali, collaborazione, è iniziata la mia attività di divulgazione, perché appunto è ai ragazzi che bisogna insegnare ad avere proprio, portare attenzione ai loro singoli gesti quotidiani che si fa sia nei confronti dell'ambiente, che l'ambiente può essere sia la città, ma anche il mare. E quindi ho iniziato a insegnare, a far vedere quello che il mare ha, le varie specie, la biodiversità, e quindi a porre l'attenzione su tutto quello che sono i nostri singoli gesti quotidiani, quindi non utilizzare la borsa di plastica, utilizzare bottiglie che di vetro o quant'altro, o di evitare che tutti i nostri gesti nell'arco di 50-60 anni si possano riflettere poi su di noi. E quindi si potrebbe anche, ad esempio, fare un bel articolo nella prossima edizione della rivista su quello che è l'economia circolare, evitare di ridurre gli oggetti di plastica, evitare di utilizzare materiale appunto sintetico, quindi andare verso l'utilizzo di oggetti più di materie naturali come il cotone, la cellulosa e quant'altro.